ti guardava dritto negli occhi e ti parlava di sé e anche di te. E quindi questo mi piacque moltissimo subito, a parte che era un bel ragazzo, ma era proprio... Boom! Pino Pascali. Dopo i bachi da setola fatti con le spazzole di nylon, attualmente lavora con la lana di ferro. Questa coperta si chiama Penelope. Quello che ha prodotto in 4 anni, un altro artista ci avrebbe campato 20. È emerso, come sappiamo, un suo taccuino postumo di progetti, dal quale si evince che pensava a opere di tipo performativo, macchine semoventi, col vento, con l'aria, col gas, pali nell'acqua. Per Pino andare al mare a fare un bagno era troppo poco. A contatto di questo vulcano non si poteva fare a meno di entrare dentro qualcosa di profondo, di irrazionale. Il tempo, bisogna crederci, io ci credo profondamente, è galantuomo. E tutti i bluff cadono e i valori reali restano.